Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con una Lotus che spacca i timpani. Sentite che roba? Ragazzi, dall'intro del video l'avete capito, il test drive di oggi sarà piuttosto rumoroso perché sto per salire a bordo di questa. Quella davanti a me è la Lotus Evora 400. Per strada non se ne vedono tante, perché fondamentalmente chi vuole entrare nel mondo Lotus preferisce acquistare una Elise o un Exige. Complessivamente parlando, questa macchina non fu un grande successo e secondo me l'Evora è una macchina piuttosto sottovalutata. I puristi diranno: ma è troppo pesante, ma non offre lo stesso piacere di guida di un Elise. Qui l'azienda ha voluto attuare una filosofia un po' diversa. Prima di tutto, qui il piacere di guida non manca assolutamente. È una macchina piuttosto agile e scattante, però con qualche compromesso al fine di rendere questa Lotus una macchina un po' più umana e sfruttabile nel quotidiano. Qui infatti possiamo trovare le caratteristiche che troviamo sulle Gran Turismo. È rumorosa, ma sound a parte, guardate che bella l'estetica. La trovo essere molto cattiva e minacciosa, e il fatto che non se ne vedono molte nel nostro paese, questa qui è una macchina che desta tantissima curiosità. E guardate la configurazione, veramente aggressiva. Qui troviamo un cerchio nero, la vernice non è semplicemente nera, possiamo vedere un po' di riflessi dorati. Sotto la luce del sole questa vernice è veramente uno spettacolo. Rispetto all'ultima Lotus che ho provato, cioè l'Elise S Supercharged, qui possiamo trovare un impianto frenante più importante, perché dopo tutto l'Evora è più pesante, più potente. Davanti troviamo un cerchio da 19 pollici e un impianto frenante dell'API Racing con dei dischi da 370 mm. Mentre sul posteriore troviamo un cerchio da 20 pollici, mentre i dischi sono da 350 mm. Adesso ragazzi diamo un'occhiata al maestoso vano motore che troviamo sul posteriore dell'Evora. Il motore è piuttosto importante, infatti guardate qui, siamo dall'alettone. Qui ovviamente troviamo bagagliaio e vano motore insieme. Bagagliaio non è grandissimo, però permette comunque di affrontare piccoli viaggi e portarsi un po' di bagagli con sé. Parliamo di cose serie. Quello che vedete davanti a me posizionato in configurazione posteriore centrale è un 3500 V6 dotato di compressore volumetrico e un motore di derivazione Toyota, e la potenza sviluppata è ben 406 cavalli e 410 Nm di coppia. E questo qui ragazzi è lo stesso motore che troviamo sull'Exige V6. Adesso ragazzi diamo un'occhiata agli interni, perché rispetto ai prodotti Elise Exige qui troviamo una differenza abissale. Infatti, come vi ho detto, l'Evora come impostazione è una Gran Turismo. Vuole essere una Lotus un po' più civilizzata, al fine di essere utilizzata più regolarmente, tutti i giorni. Infatti, qui possiamo trovare la configurazione 2x2, anche se onestamente questo spazio è meglio utilizzarlo per portare altri bagagli. Dietro lo spazio non è tantissimo. Saliamo a bordo! Una volta entrati nell'abitacolo, comunque ti colpisce tutta questa qualità, tutte queste pelli. Ovviamente la qualità costruttiva, stiamo sempre parlando di Lotus. Infatti guardate ad esempio qui, questo è l'airbag, qui è un po' aperto, tutto ok per essere il mondo Lotus. Comunque sia, ad un primo impatto questi interni mi piacciono veramente tanto. Qui, essendo una Gran Turismo, non è crude spartana come sono i prodotti Elise ed Exige. E come potete vedere qui troviamo un cambio automatico a 6 rapporti. È disponibile anche col cambio manuale, però secondo me per il tipo di macchina e di impostazione questo cambio è quello giusto. Visibilità posteriore non è un granché, poiché il motore copre veramente tanto. Fortunatamente tra i tanti optional accessori abbiamo anche la retrocamera. L'esemplare da me in prova monta lo scarico sportivo e che dite? Facciamo due sgasate? Adesso siamo a valvole chiuse, sentite come si sente bene il compressore volumetrico. Adesso apriamo le valvole. (Ride)
Ragazzi, per la prima volta nella mia vita sto guidando una Lotus senza soffrire. Infatti appena vi sedete al volante della Evora vi rendete conto che le differenze sono sostanziali per quanto riguarda le sensazioni di guida, il comfort, è molto lontana rispetto ai prodotti Elise ed Exige. E mi piace anche il fatto che l'azienda ha voluto tirar fuori un giocattolino che potesse offrire un grande divertimento alla guida, tante performance, però anche un po' più di comfort e sfruttabilità quotidiana. Infatti adesso sto ancora guidando in modalità comfort, non abbiamo messo settaggi sportivi o estremi, e le prime sensazioni di guida mi piacciono veramente tanto. I puristi storceranno il naso per il fatto che sto guidando una Lotus che a secco pesa 1415 kg. Sembra quasi una bestemmia, un peso sopra la tonnellata con il marchio Lotus. Eppure, guidarla qui, in queste curve, si traduce in un'esperienza di guida veramente appagante. Non è agile e scattante come l'Elise che ho provato qualche settimana fa, eppure vi rendete conto che avere un grosso motore qui dietro, posteriore, centrale, con delle gomme veramente grandi, credetemi che in queste strade va veramente forte. Sto guidando da qualche minuto, quindi abbiamo già motore e gomme calde. Iniziamo mettendo la modalità sport, apriamo le valvole di scarico, mettiamo la cambiata manuale e guardate che cosa è in grado di fare l'Evora. Di questo motore fa venire i brividi. Come si fa a dire che questa non è una vera Lotus? Non lo so, ragazzi. Qui in curva è spettacolare. È tanto più pesante rispetto ad un Elise o un Exige, ma cacchio quanto viaggia qui in curva. E poi con questo grosso motore qui dietro, non solo fa un gran baccano, ma ha veramente un ottimo tiro. Proviamo a metterla prima. Lotus dichiara lo 0 a 100 in 4 secondi e 2. E la velocità massima è importante perché tocca i 400 km orari. Buonanotte! I 300 km orari! Sono preso qui dalla guida, mangiare curva dopo curva e ho detto una castroneria. Ovviamente il meglio di sé lo dà in curva. È veramente divertente e gustosa. Prima di provarla ero un po' scettico su questo cambio perché mi sono detto ma una Lotus con cambio automatico? Ni. Invece adesso che sono qui al volante, secondo me questo cambio è molto azzeccato con la tipologia di macchina. Non vuole essere estrema e scomoda quanto una Lise, un Exige, ed è per questo che vi dico che questo cambio va molto bene. Si può lasciare in automatico e risulta essere piuttosto morbido e fluido. Lo metti in cambiata manuale, in sport i cambi di marcia sono piuttosto rapidi e brillanti. Me l'aspettavo un po' più lento, in realtà è un buon cambio secondo me. Pur avendo così tanta potenza da gestire, l'assetto risulta piuttosto piatto e neutro. Mi piace il comportamento della macchina. Anche grazie al fatto di avere il motore posteriore centrale aiuta ad avere molta trazione sulle gomme posteriori. Andiamo sul pedale del freno, ottimo anche l'impianto frenante a P-Racing. Devo dire che questo impianto frenante come dimensioni e potenza lo trovo più che azzeccato per gestire il peso e le performance di questa macchina. Purtroppo sempre più spesso quando provo le macchine mi tocca dire che l'impianto frenante è sottodimensionato, però fortunatamente non è il caso di questa macchina. Adesso ragazzi mettiamo la modalità race. Cosa cambia? Il pedale dell'acceleratore è un po' più sensibile, volante non sento differenza, è servo assistito, quindi anche alle basse velocità e in città
risulta essere piuttosto piacevole e comoda da guidare. E ciò nonostante, nella guida dinamica, nella guida, nelle strade tortuose piene di curve, risulta essere uno sterzo piuttosto piacevole e comunicativo. Non è il livello di Elise ed Exige, però è veramente tanta roba. Diciamo che questa macchina, secondo me, merita veramente tanto di avere il logo Lotus sul cofano anteriore. Adesso stiamo viaggiando a velocità di crociera, prova a tirare giù il finestrino. Sentite qua. Fortunatamente c'è il tastino per chiudere le valvole, perché la valvola aperta è veramente devastante. Era da tempo che non provavo una macchina così rumorosa e con una tonalità veramente piacevole da ascoltare. Pur avendo l'elettronica parzialmente disattivata in modalità race, mi piace molto il fatto che risulta essere una macchina molto bilanciata e composta. La potenza da scaricare è veramente importante per essere una trazione posteriore, poi avendo anche il compressore volumetrico che ti permette sostanzialmente di avere tanta coppia e potenza di qualvolta schiacciate sul pedale dell'acceleratore. È una macchina molto prevedibile, facile da guidare pur essendo così performante. E per tutti coloro che dicono "ah, ma l'Evora non è una vera Lotus, ah, ma non è veloce", ragazzi, ricredetemi, anche se pesa una mezza tonnellata in più di un'attuale Elise, secondo me, per quanto riguarda piacere di guida, sensazioni, velocità in curva, è un prodotto assolutamente meraviglioso. Come ho detto all'inizio del video, è un peccato che non se ne vedono tanti in giro. Per comprare una di queste dovete essere parecchio appassionati del marchio Lotus, o almeno secondo me per quanto riguarda il prezzo d'acquisto sul nuovo, perché questa macchina ha un prezzo di listino che supera le 100.000 euro. Ovviamente con un prezzo simile in tanti fanno il ragionamento: cavolo, con 100.000 mi si apre un mondo. Sono tante le macchine a quel livello e infatti questo penso sia uno dei motivi principali per la quale non ne vediamo tante. Usata, secondo me, ha senso. È una macchina molto furba e piacevole da guidare. Dando un'occhiata sul mercato dell'usato, ovviamente a livello europeo l'Evora 400 parte da circa 60.000 euro a salire. Ah, ragazzi, secondo me questa colonna sonora vale 60.000 euro. Tutto Reis, guarda se va. No, non va, eh? No. Porco Dias, aveva smesso di fare sta cosa. L'anima Lotus, vedete? Questa macchina è una vera Lotus in tutto e per tutto. Dai, fermiamoci che qui non funziona più nulla. Ok, adesso mettila subito o in sport o in race. Perfetto. Tutto a posto. Visto un piccolo pit stop? Ed è tornata a funzionare. L'anima Lotus c'è in tutto e per tutto. Ed è un vero peccato che anche questo prodotto, verso la fine dell'anno, uscirà di produzione. Dopo tanti anni, Lotus sta attuando un grande cambiamento all'interno della propria azienda. Elise, Exige, Evora usciranno di produzione. Beh, speriamo solo che per quanto riguarda anche l'Evora, Lotus possa creare una più che degna rete, perché complessivamente mi è piaciuta. Questo piacere di guida, questo compromesso tra prestazioni, comfort, sfruttabilità quotidiana, quello funziona, alla Lotus, mi è piaciuto veramente tanto. Io non capisco i puristi che snobbano questa macchina, secondo me è meravigliosa. Io ringrazio Carlo, proprietario di questa splendida Evora, per avermela concessa per questo test drive. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!